Finalmente a parla ragazzi, qua Max Logic. Oh my god, oggi sono da solo e proprio, oh mio dio, sono qui a presentarvi sicuramente il mio migliore squad builder su FIFA 15. Ma sono qui a presentarvi una squadra che è veramente un qualcosa di eccezionale. E infatti, se magari non cambio il titolo in corso d'opera, questo video si chiamerà la squadra di Gesù. Perché infatti dovete sapere che Gesù gioca a FIFA, mi ha contattato e mi ha chiesto una squadra, o meglio, un parere su una sua squadra. Io gliel'ho dato ed è venuta fuori, o meglio, ed è venuto fuori uno di quel team veramente imbattibili. Ma tra poco lo andremo a vedere e lo andremo a provare. Però, prima di iniziare vi volevo dare un paio d'avvisi. Il primo che volevo ricordare, perché infatti è la prima volta che ve lo dirò, che cosa? Praticamente molti di voi mi hanno detto che appunto è possibile comprare crediti di FIFA 15, o meglio, non troppi, però qualcosa è appunto possibile comprare. E mi avete anche detto che ci sono altri youtuber che appunto li sponsorizzano. Sono andato a vedere, ci sono un sacco di youtuber inglesi che lo fanno. E ho visto anche youtuber italiani. Uno tra questi è il Cina. E dunque io, vedendo che FIFA PlayStation appunto non li stava ancora vendendo, ora non so neanche se li venderà, ho detto, ma andiamo un attimo a vedere questo sito del Cina. Ho visto che è buono, ho chiesto a un bel po' di voi, mi avete detto che appunto è affidabile, e ho detto, ma va bene. Quindi mi raccomando, se siete interessati a comprare crediti, passate dal sito in descrizione che si chiama onefifa.com, e appunto quando vi accingerete a prenderli, mi raccomando, utilizzate come codice sconto Axel con due, molto semplice. Poi vi ricordo che dunque è un sito molto affidabile, secondariamente è automatico, che praticamente voi fate l'ordine e tipo dopo 5 secondi, dopo un minuto avete già i crediti, quindi cosa veramente forte. Secondariamente volevo ricordare di passare al secondo canale, perché infatti lì sto continuando la serie Papa Dede che sta andando alla stragrande. Comunque, banda alle ciance, andiamo a vedere la squadra. Oh mio Dio, Cristo Dio, guardate un attimo quanto è forte e quanto è buggata. 4-3-3-4, perché infatti come potete ben vedere, vi avevo chiesto sulla pagina Facebook se preferivate vedere uno super sweaty team oppure un insane sweaty team, appunto fatto, se possiamo così dire, su un 4-2-1-2-1-2-1-2, su 4-3-3 oppure sul 3-5-2. Voi mi avete detto 4-3-3 e guardate un attimo che cavolo di squadra è venuta fuori. Cioè, non ci sono aggettivi per descriverla, ma andiamola un attimo a vedere e ad analizzare. Innanzitutto prezzo complessivo di 30.000 crediti. Ma se volete, io vi do anche delle alternative appunto riguardo alcuni giocatori, e potete anche andarne a spendere 20.000 o se non meno. Comunque passiamo subito alla squadra. In porta utilizzo Tim Howard, portiere dell'Everton, veramente forte, ve l'avevo presentato anche nell'altro squad builder. Però già qua entra la prima modifica: se non avete 5.400 crediti per prendere Howard, o fate compravendita, ma su Xbox è un po' impossibile perché la web app non va, o li prendete su OneFIFA, oppure prendete un qualsiasi portiere che voi volete della Premier League, non ne serve uno apposta, possiamo così dire. Passiamo invece alla difesa. Come due difensivo e difensore centrale troviamo Colker e Onuoha, entrambi giocatori del Queen Park Rangers e entrambi inglesi, quindi daranno a loro stessi, possiamo così dire, tripla intesa. Colker l'ho pagato solamente 1100 crediti, mentre Onuoha 5000. Ecco, questi due giocatori sono da prendere se appunto volete imitare al meglio questa mia squadra. Invece come terzino sinistro utilizziamo Schmelzer, come terzino destro Danilo, che è una bomba ragazzi. Questa squadra l'ho utilizzata solamente per due partite, ma appunto i giocatori che appunto troviamo dentro li ho utilizzati per più partite. Comunque, anche questo Danilo veramente forte, pagato solamente 1100 crediti, invece Schmelzer 1500. Passiamo al centrocampo. Al centrocampo da una parte utilizziamo Gundogan, che potete sostituire con Bender. Bender sempre dal Borussia Dortmund, che costa 10 volte meno, infatti Bender costa solamente 1000 crediti. E poi il magico Casemiro, che è ritornato e vi posso dire che è forte come FIFA 14. E voi sapete quanto io lo idolavo, diciamolo così, su FIFA, credo si dica idolavo, speriamo, su FIFA 14. Come centrocampista offensivo centrale, uno dei miei giocatori preferiti, Henrik Mkhitaryan, centrocampista offensivo centrale del Dortmund armeno. E ragazzi, lui è una bestia. Veramente, pensavo di averne provati di centrocampisti offensivi centrali in questo gioco, anche se è uscito da poco, ma questo li strabatte tutti. 5 stelle di piede debole, 4 stelle mossa abilità, 2 partite, 2 gol, work rate alto alto. Ragazzi, veramente fenomenale, compratelo perché è una bestia. Passiamo invece all'attacco. Come alla sinistra utilizziamo Son, pagato solamente 850 crediti. In 2 partite mi ha fatto 1 gol e 2 assist. E ha, guardate un attimo quante stelle di piede debole ha, 5. Quindi giocatore veramente fenomenale, soprattutto perché è anche mancino. Quindi lui cosa può fare? O vi metterà in mezzo a Ramos dei cross della Mazzanna, oppure vi potrà andare a far gol di destro, proprio perché presenta 5 stelle di piede debole.
E ovviamente mia mamma quando deve arrivare, quando sto facendo il video, comunque vi stavo dicendo che sono un giocatore veramente forte, che costa anche stra poco. Perché infatti ho pagato solamente 850 crediti. Come ala destra, utilizziamo l'ala destra più buggata secondo voi, perché infatti avevo fatto una domanda sulla pagina Facebook relativa a quale secondo voi fosse l'ala destra più buggata del gioco. E moltissimi di voi mi hanno detto YouTube, ma una marea Quaresma. Sono andato a provarlo e giocatore veramente fenomenale anche lui. 4 stelle piede debole, 5 stelle massa abilità. E mi raccomando, a Quaresma gli dovete mettere una carta, o meglio uno stile d'intesa che gli aumenti il tiro, perché infatti forse quella è la sua unica pecca, la finalizzazione. Poi vabbè, ATT, l'ATT secondo me è più bagato del gioco, ancor più di Cicaui, e posso considerarlo come l'ibarbo di FIFA 15, Adrian Ramos. 24 partite, 24 gol e 14 assist. Ragazzi, squadra veramente fenomenale. Mi raccomando, se avete crediti, fatela, perché è una bestia, è la squadra di Gesù. Cioè, io non sapevo neanche come dargli un titolo, ci ho pensato, mi sono stervellato. Cioè, ma quando uno la vede cosa dice? Oh Gesù, e quindi squadra di Gesù. Comunque, detto questo, io direi di andarla a provarla in live. Anzi no, perché infatti ho notato che gli squad builder vi piacciono. E a me piace un sacco farli. Quindi mi raccomando, fatemi vedere che vi piacciono, e se potete lasciate un bel mi piace. Vediamo se superiamo il record dell'ultimo video di 5100 mi piace. Ed andiamo, anzi no, aspetta, mi sono scordato di mettere la webcam, mannaggia. Ed eccoci qua, amici, allora, se vedete la luce strana, perché come al solito c'è una luce bruttissima quando c'è il sole in camera mia, e se vedete che i miei capelli sdrogheggiano un po', perché ovviamente non me li sono rifatti dopo essere andato a scuola. Comunque, detto questo, io direi subito di partire. Adrian Ramos avanza già. Gundogan, Person, no, Son, no, c'hai sonno, c'ha sonno, Son. Si è fatto prendere la sprovvista. Ma sei Tim Howard che tiene la palla. Oddio, pensavo di avergliela passata. Mkhitaryan, e qui, e là, e qui, e di là. Numero, numerissimo, vede Adriano, Adriano, Ramo, dai, oh Gesù, è ancora nostra, con Casemiro, che vede Mkhitaryan, che vede Mkhitaryan, che ne salta uno, e scatta un altro, avanza, la botta, ed è fortissimo, Henrik, Mkhitaryan, dai, e tuzze, tuzze, dai, e dai. Son, in velocità, cioè qua sembra PES 4, ragazzi, sembra PES 4, guardatelo, no, è partito, ma guardate il nostro, oh no, grandissimo, la pasta smelza, incredibile, siamo partiti, alla Person, figliolo, qua c'è Adrian Ramos che la smista, vede Enrico, no, invece è Gundogan, che va a colla, ma non molla, mamma mia, non riesco a segnare. Ramosone Tarellone, è fortissimo, 2-0 al 67esimo, Schmelzer, grandissimo intervento, oddio, cosa riesce a prendere, sì, e ma gol, pensavo si fosse fermato, quanto è forte sto coreano, buono, grandissimo Son, Quaresma, eccolo, e anche lui, 4-0, Ramos, Son, Quaresma, e ditemi se non è forte, ragazzi, partita finita, ovviamente adesso ne andiamo a fare un'altra, però vi voglio veramente far sapere che secondo me questa è forse ancora più forte dell'altra e costa ancora meno, anche perché il 4-2-2-2-2 è un modulo alquanto difficile da utilizzare. Quindi magari se siete un attimo dei principianti, o meglio non vi trovate proprio con il 4-4-2-4-2-2-2, usate il 4-3-3. Secondo sfidante di oggi, Sormatex. 4 non ho visto il modulo, però non sembra male. Mamma mia, si immola, non ho idea di quale giocatore si sia immolato. E mo si riparte con Zon, ne scatta uno, non due, però ancora palla lui e fa gol, 1-0 al 14esimo, ci portiamo già in vantaggio, grandissimo Son, grande intervento di Quaresma che viene lanciato, ne scatta uno, avanza ancora, scatta secondo, di sinistro, grandissimo gol di Quaresma, 31esimo, 2-0, mamma mia sei forte. Bravo, bella. Se son... no. Sì, oddio, stavo per dire se son... Madonna! Quanto è forte!
3-0. Son è una bomba, ragazzi. È una bomba. Quaresma al tiro farà una finta. Balotelli style, destra, sinistra, destra. Lui sta fermo. 4-0 al 45esimo. Indistruttibili. E gliela passo, lui me la ripassa, io la riprendo. Riccardo Quaresma. 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 Quaresma avanza. I numeri per Quaresma. I numeri per Quaresma. Madò. Che gol. Che gol. Non esiste neanche più. Che gol. No, dai, ora. Facci questo intervento. Non è vero. Andiamo a casa, volevo dire. Stava per... No, oddio, pensavo fosse fuori gioco. Vabbè, vabbè, fa niente, dai, 5-1, va bene. Rigore di No Look. Non guardo nemmeno la barrettina. Anzi, aspetta che mi faccio un'idea. Ok, vabbè, easy. Oddio, mi viene giù l'Xbox. Guardate un po'. No, adesso mi ho perso il conto. Oddio! E fa gol lo stesso! Il portiere si era pure messo nella posizione giusta. Buonissimo, 6-1. E ragazzi, è finita anche questa partita, 6-1, risultato buonissimo, devo dire, anzi più che buono. Adesso sono indeciso se chiamarla anche gli aratori, un po' sta squadra, adesso vedremo. Comunque, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, se potete fatevela questa squadra, perché come avete potuto ben vedere è fenomenale, veramente forte. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, arriviamo a 5100, o meglio, proviamo a raggiungerli. Passate al secondo canale, se siete interessati a un bel di FIFA, passate da One FIFA in descrizione. Però ecco, non comprate tanto subito, se no non dico che rischiate, perché ora come avete detto non c'è niente. Però comunque io non ci metterò una mano sul fuoco, ecco. Comunque, detto questo, io vi saluto e vi dico potente a palla al prossimo video. Ciao a tutti!